10 dicembre prossimo si capirà finalmente il destino politico di Futuro e Libertà. Una scelta che avrà ricadute anche nelle Marche. Ne sono convinti gli esponenti del PDL, nonché componenti dell'Associazione Nuova Italia, che si sono riuniti ad Ancona. All'incontro ha preso parte anche il suo presidente nazionale, Gianni Alemanno, che ha posto sul tavolo di confronto anche un'altra importante questione, la valorizzazione del Centro Italia. Qui c'è in gioco l'identità del Centro Italia, c'è una questione settentrionale, c'è una questione meridionale, ma c'è anche un Centro Italia che deve essere consapevole del proprio ruolo di cerniera e di collegamento fra Adriatico e Mediterraneo, per cui da questo punto di vista il rapporto fra Ancona, le Marche e Roma è un rapporto su cui investire sia nelle infrastrutture sia nel modello di sviluppo per una crescita condivisa. Noi in Alemanno vediamo, e questo l'abbiamo appena detto, proprio quella spinta propulsiva per un PDL che vada avanti, che cresca, e proprio per quelle convergenze culturali di cui parlava Alemanno poco fa, ci dà tanta speranza che il PDL possa veramente rafforzarsi e quelle emorragie subite di cui stiamo parlando possono non significare nulla. L'obiettivo di Nuova Italia sarà quello di diventare una componente importante e pienamente inserita all'interno del PDL per dare un contributo fondamentale in termini di contenuti politici a partire dalla riaffermazione del federalismo. Noi viviamo una regione in cui il centro-sinistra fa un grande piagnisteo per i tagli governativi senza saper cogliere in termini di linguaggio concreto e sostanziale la necessità di affrontare, aggredire positivamente il federalismo. Il federalismo può voler dire per le Marche forse qualche risorsa in meno oggi in questa fase di transitorietà, ma potrebbe voler dire grandi risorse in più da qui a qualche anno. Abbiamo dimostrato in questi anni che dalla militanza si possono raggiungere degli obiettivi importanti, qui siamo diventati tutti amministratori, Gianni Alemanno è stato anche ministro dell'agricoltura, uno dei migliori ministri dell'agricoltura degli ultimi decenni, credo che questa sia l'impostazione che dobbiamo dare anche all'interno del PDL, cioè una selezione naturale tra coloro che condividono idee e valori e che vogliono proiettarli verso il futuro, i circoli della Nuova Italia sono nati per questo.